Febbraio, tempo di carnevale. Per Rio è la festa più grande e più lunga, festa che coinvolge tutti e tutti. Ma è anche la prima giornata del campionato nazionale di calcio. Al Maracanà di Rio giocano il Flamengo e il Fluminense. Per Zico è un ritorno dopo l'avventura italiana e dopo un doloroso incidente. Per Socrates, che è paulista, è un'esperienza nuova. È la prima volta che i due giocano insieme in una squadra di club, in questo caso il Flamengo. Lo spogliatoio nell'imminenza della partita. Quello che vediamo, per noi italiani, è sbalorditivo. Nei nostri stadi gli spogliatoi sono bunker inaccessibili. Qui sembra di essere in un circolo ricreativo. Tutti possono partecipare a quel grande divertimento che è la preparazione di una partita di calcio. È così bello per una volta non sentirsi degli intrusi. Ecco il presidente del Flamengo. L'altro è l'ex presidente, si chiama Marzio Braga. Con lui la squadra ha vinto tutto quello che c'era da vincere in campo nazionale e internazionale. Ha anche risanato il bilancio della società. Le preziose gambe del grande Zico. Oggi torneranno a creare magico calcio dopo 4 mesi di inattività. Un infortunio serio, provocato da un'entrata assassina di un difensore del Bangui, lo hanno tenuto così a lungo lontano dai campi di gioco. Zico non era un giocatore rotto, non era finito come malignavano in Italia. Quella che sta per giocare è la partita del rientro dopo la lunga e malinconica sosta. Zico, per noi è sorprendente vedere tutti i radiocronisti dentro lo spogliatoio, voi che vi cambiate davanti a tutti, un relax assoluto. In Italia c'è un'atmosfera di tragedia prima di una partita. Sì, è vero. Anche quando io dopo sono arrivato qui ho sentito la differenza, no? Come era. Ma noi brasiliani siamo abituati a questo tumulto, tutto. Tutta questa atmosfera di attorno. Sì. Senti, ma non perdete la concentrazione? No, non c'è niente. Quando comincia la partita finisce tutto. Senti, non è esagerato allora l'atteggiamento che c'è in Italia, questa paura, questo non voler vedere nessuno? Sì. Penso che sì, per me sì. Ma voi qui in questi spogliatoi ognuno entra, tutti parlano, ognuno di noi può fare delle domande, è un'atmosfera diversa per noi, curiosa. Come? Che noi tutti possiamo entrare nello spogliatoio col microfono, la camera, ognuno ti pone delle domande. È la nostra abitudine. Ma tu non pensi che si perda la concentrazione per una partita? E bisogna di concentrazione per giocare a calcio. Sono immagini del 1986, prima del Mondiale. Sono state girate in Brasile e la puntata sui grandi Zico e Socrates prima che la nazionale brasiliana li recuperasse per Messico 86. E sono anche l'immagine di un modo diverso di vivere il calcio, forse anche di vivere la vita. Darwin Pastorin, che è stato vice direttore del Tutto Sport, giornalista, scrittore, ora direttore dei servizi sportivi di Stream, è di nascita brasiliana. San Paolo e palmerense. E quindi tu ci puoi spiegare questo modo per noi assurdo. Beh, la cultura brasiliana, dove tutto deve essere musica e allegria, dove tutto comunque deve essere divertimento. E la frase di Socrates è emblematica, ma davvero ci vuole concentrazione per prima partita per giocare al calcio, che deve restare un gioco, a differenza invece dell'altra anima, che è quella di Zico, che invece si sta preparando seriamente, con la concentrazione giusta, e dice con la partita tutto questo finisce perché la partita diventa un'altra storia. Qual è la differenza di rivoluzione, perché tutte e due hanno fatto una rivoluzione, sì, nel calcio brasiliano, la differenza fra i due? Beh, Zico è stato artefice di una rivoluzione, diciamo così, tecnica. Un ragazzo mingherlino, ma dotato, che viene costruito in palestra, con i pesi, senza perdere però la capacità sua naturale, quella di saper toccare il pallone come pochi. Tra l'altro lui debutta nel Flamengo nel 1971, ed è un anno importante, perché nel 1970 Edson Arantes do Nascimento, cioè Pelé,
vince il suo terzo mondiale e la gente comincia a chiedersi ma chi sarà l'erede della Perla Nera. Ecco, la Perla Nera, l'erede ce l'ha, è questo ragazzino del Flamengo, numero 10. Mentre la rivoluzione... Che è arrivato, che pesava 37 kg ed era alto 1,30 m, e in 4 anni è aumentato di 13 kg e di 17 centimetri. Sì, questo è proprio con la preparazione fisica. Mentre la rivoluzione di Socrates è stata una rivoluzione culturale. È il primo giocatore in un ambiente molto conservatore, come era quello del calcio brasiliano, a portare la politica. Lui inventa ad un certo punto, quando è nel Corinthians di San Paolo, la democrazia corintiana. Che cos'è? Sono i giocatori a scegliere chi deve giocare, quando allenarsi e che tipo e come gestire uno spogliatoio. Ovviamente dura poco. Però vincono uno scudetto. Vincono uno scudetto, tra l'altro con Casagrande, e malgrado l'opposizione... Casagrande era compagno di Socrate, era compagno che poi Socrate. Avrebbe giocato nel Torino. Nel Torino. Malgrado l'opposizione di Emerson Leão, che è il portiere, ex del Palmeiras, ora CT della Nazionale, che invece è quello più vicino ai potenti e ai padroni. E poi non solo, Socrates non è stato forse un giocatore dotato di grandissima fantasia, però aveva un colpo solo, questo colpo di tacco, a tal punto che i cronisti brasiliani hanno detto la palla, il tacco che la palla chiese a Dio. Come si dice in portoghese? O calcagnar che a bola pediu a Deus. Non l'altro. Lo saprei ripetere. Invece Zico era detto Galinho. Sì, Galinho, piccolo gallo per la sua... modo anche di camminare, di stare sul campo. Un giocatore, devo dire, straordinario anche da un punto di vista umano, così come è stato Socrates. Ma mentre forse si avvicinava Zico più all'immaginario collettivo, al popolo, Socrates era sì vicino al popolo dal punto di vista anche politico. Lui, tra l'altro, appoggiò, come sai, il Partito dei Lavoratori di Ignazio da Silva. Lula da Silva, che poi è stato tre volte candidato alla presidenza, nel 90, nel 94 e nel 98. Però era l'intellettuale, quello che citava veramente Socrate. E quindi era un po', aveva un certo distacco, diciamo così, dell'uomo dei libri rispetto al calcio, certo, dei libri che sapeva. Beh, l'abbiamo visto anche prima, no? Cioè, fatto. Senti, Zico è stato il miglior giocatore latinoamericano nel 77, 81, 82, ha segnato più di 800 gol, è sempre stato legato al suo Flamenco, col quale ha vinto una storica Coppa Intercontinentale a Tokyo nell'81, battendo il Liverpool 3-1, però per Socrates e per Zico, ma soprattutto per Zico, c'è un vuoto, un grande vuoto. Non sono mai diventati campioni del mondo. E tra l'altro dopo l'esperienza del 1982, quella squadra passerà alla storia come la generazione degli sconfitti, che è un peso enorme. Fai i nomi di quella squadra per capire contro chi vincemmo nell'82. Beh, la formazione titolare di quel Brasile era Valdir Pérez, che non era un gran portiere. Che non era un gran portiere. Leandro. Grande junior, giocatore, Junior Tonino che Cereso, giocò nel Torino, Tonino Cereso nella Roma. Luisinho, che era il libero un po' fragile, esperto di teatro, però forse col calcio, insomma. Poi avevamo Socrates, Falcão, Serginho, Zico e Deder, quello che aveva quella punizione fantastica. Forse mancavano un po' le punte e il portiere. Ma sai, c'erano tre giocatori. Anzi, mancava il portiere, il libero e il centravanti. Come dice, sì. Come avrebbe detto il grande dottor Fulvio Bernardini, mancavano le fondamenta per costruire una grande squadra. Sì, perché ci fu il caso di Careca, che si infortunò subito, che era la grande promessa del Guarani. Lui si fece male e giocò Serginho, che era insomma un giocatore abbastanza prevedibile. Parliamo ancora di Zico e della sua venuta in Italia, che fu un caso. Beh, un caso, già si parlava di Zico in Italia, ovviamente come tutti i grandi calciatori, i nostri club, insomma, avevano puntato gli occhi addosso. Ma lo prese l'Udinese, che non aveva alle spalle la fortuna economica della Juve, dell'Inter e del Milan. Ma c'è un motivo, che si chiama Lamberto Giugliadori, scomparso, un grande personaggio del calcio, molto legato al club friulano. Zico comunque non voleva lasciare il Flamengo, lui era legato alla torsida, alla tifoseria del Flan, il Flamengo... Lui era nato, ha conquistato i trofei più importanti, però la società decide di venderlo per un motivo, perché da lì a 2 anni Zico diventava libero di gestire il padrone del suo cartellino. Era quindi, più avanti la legislatura brasiliana, certo, che di quella italiana. Infatti rispetto alla nostra. E poi non solo, è un momento difficile per il Brasile, economico, politico, sociale, e la gente non può nemmeno pagare il biglietto per andare allo stadio. Quando stava finendo la dittatura? Stava finendo, e poi la dittatura, e poi non solo, c'erano, il Maracanã era vuoto, 200.000 spettatori, e poi in realtà sono 1.000, 2.000, perché la gente non può pagare il biglietto per andare e allo stadio. E perché dovette intervenire Pertini con Carraro, Pertini Presidente della Repubblica con Carraro Presidente della Federazione, perché l'Udinese potesse tesserare Zico? I grandi club non volevano che l'Udinese
arrivasse a questo obiettivo. Sì, sicuramente sì, perché Zico dava molto fastidio. Tra l'altro ricordiamo che quella fu una stagione indimenticabile per il nostro calcio, perché giocarono insieme nel campionato Maradona, Zico e Platini. Zico fu secondo nella classifica dei canonieri, no? Sì, dietro Platini. Sì. Però con meno partite rispetto a Platini. E poi ci fu il problema dei troppi stranieri in Italia, di un tesseramento che presentava, se ricordo bene, qualche lacuna. Ci fu Udine in piazza con quel cartello amaro, passato alla storia, o Zico Austria. E Platini risolse, e Pertini risolse parlandone con Cararo, facendogli capire che c'erano delle realtà politiche che non andavano ignorate. Il calcio si sente sempre un po' fuori da quello che è il contesto e la società, credono sempre di aver diritto a tutto quelli del calcio. Ma poi sai, erano storie belle comunque del nostro calcio, se ci pensi Gianni, perché Zico va a Udine e Maradona va a Napoli, quindi in società che in quel momento cercavano di uscire fuori da un certo anonimato, di conquistare qualcosa di importante. Il Napoli vince tutto con Diego Maradona e l'Udinese comunque diventa un fenomeno mondiale, perché a quel punto tutti i giornali del mondo parlano di Zico all'Udinese, e molti a cercare sulla cartina dove è Udine. Andò via solo un anno dopo un infortunio a Como su un campo gelato, che lo fece molto soffrire, e dopo una storia anche un po' pilotata di sì, presunta evasione fiscale, il calcio ha sempre purtroppo catalizzato su di sé giochi non sempre corretti di chi lo usa. Però Zico andò a testimoniare, tra l'altro diede al giudice il proprio passaporto, dice ve lo lascio perché io non voglio scappare, quindi lui si sentiva con la coscienza a posto. Questa puntata di Una vita da gol, Zico Socrates, come ho detto è dell'86 e incomincia un giorno che per il campionato nazionale, dopo i campionati locali, si affrontano Flamengo e Fluminense, Fla-Flu. Un classico di Rio, Fla-Flu. E noi giornalisti abbiamo il permesso di entrare dovunque vogliamo. Vediamo questa prima parte. Siamo a Rio de Janeiro e sono le 3 del pomeriggio. In questa villetta che sembra la residenza di una giata famiglia numerosa, i giocatori del Flamengo passano le ore che precedono l'inizio delle partite. Para deixar aqui a concentração de São Conrado. Já já a palavra de Sócrates e de Zico, eles que estarão também. Ecco Arthur Antunes Coimbra em arte calcística Zico. Ed ecco Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Di questo nome infinito rimane poi soltanto Sócrates. E questo è l'allenatore del Flamengo, Lazzarone. L'atmosfera è distesa. Per quelli che giocano e per quanti stanno intorno sembra una giornata qualunque. È solo il radiocronista, come al solito, piuttosto eccitato, ma soltanto perché sta svolgendo il suo lavoro, che richiede accuratezza e da queste parti anche una maniacale ricerca del particolare. Il calcio in Brasile rifugge dalla malignità e dall'esasperazione nevrotica. Il radiocronista sta semplicemente riferendo quello che vede, che cosa fa o come è vestito quel giocatore, con chi parla quell'altro. Deve essere una cosa molto emozionante. Tutto bene, dai il soccer. Adalberto, Andrade, Sócrates e Zico, Bebeto, que hoje completa 22 anos, Chiquinho e Adílio pela ponta esquerda. Vai fundo, Cleto. Febbraio, tempo di carnevale. Per Rio è la festa più grande e più lunga, festa che coinvolge tutti e tutti. Ma è anche la prima giornata del campionato nazionale di calcio. Al Maracanà di Rio giocano il Flamengo e il Fluminense. Per Zico è un ritorno dopo l'avventura italiana e dopo un doloroso incidente. Per Sócrates, che è paulista, è un'esperienza nuova. È la prima volta che i due giocano insieme in una squadra di club, in questo caso il Flamengo. Spogliatoio nell'imminenza della partita. Quello che vediamo, per noi italiani, è sbalorditivo. Nei nostri stadi gli spogliatoi sono bunker inaccessibili.
Qui sembra di essere in un circolo ricreativo. Tutti possono partecipare a quel grande divertimento che è la preparazione di una partita di calcio. È così bello per una volta non sentirsi degli intrusi. Ecco il presidente del Flamengo. L'altro è l'ex presidente, si chiama Marzio Braga. Con lui la squadra ha vinto tutto quello che c'era da vincere in campo nazionale e internazionale. Ha anche risanato il bilancio della società. Le preziose gambe del grande Zico. Oggi torneranno a creare magico calcio dopo 4 mesi di inattività. Un infortunio serio, provocato da un'entrata assassina di un difensore del Bangui, lo hanno tenuto così a lungo lontano dai campi di gioco. Zico non era un giocatore rotto, non era finito come malignavano in Italia. Quella che sta per giocare è la partita del rientro dopo la lunga e malinconica sosta. Zico, per noi è sorprendente vedere tutti i radiocronisti dentro lo spogliatoio, voi che vi cambiate davanti a tutti, un relax assoluto. In Italia c'è un'atmosfera di tragedia prima di una partita. Sì, è vero. Anche quando io dopo sono arrivato qui ho sentito la differenza, no? Come era. Ma noi brasiliani siamo abituati con questo tumulto tutto. Tutta questa atmosfera di attorno. Sì. Senti, ma non perdete la concentrazione. No, non c'è niente. Quando comincia la partita finisce tutto. Senti, non è esagerato allora l'atteggiamento che c'è in Italia, questa paura, questo non voler vedere nessuno? Sì. Penso che sì, per me sì. A voi qui in questi spogliatoi ognuno entra, tutti parlano, ognuno di noi può fare delle domande, è un'atmosfera diversa per noi, curiosa. Come? Che noi tutti possiamo entrare nello spogliatoio col microfono, la camera, ognuno ti pone delle domande. È la nostra abitudine. Ma tu non pensi che si perda la concentrazione per una partita? E bisogna di cose da stare per giocare calcio. Il Maracanã, l'immenso stadio che può contenere 160.000 spettatori. Oggi per Fluminense Flamengo ce ne sono 120.000. Il Fluminense ha appena vinto il campionato di Rio e la partita è valida per il titolo nazionale. Lei parla italiano? Tuo nome? Luis Carlo Felix. È emozionante arbitrare questa partita? Sì, claro. È un classico di Rio de Janeiro. Due grandi equipi. Parece da torcida do Fluminense, foi feito um pedido, vamos fazer um minuto de silêncio. Bom trabalho, prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo, bom trabalho. Zico oggi è grandissimo, come ai bei tempi. Anche Socrates fa vedere che la sua arte calcistica non è in declino, gioca benissimo. Ma Zico è strepitoso. Vince il Flamengo per 4-1 e 3 gol sono suoi. Nel primo imposta l'azione, poi scatta l'appuntamento col traversone e insacca di testa con un tuffo.
secondo lo segna con una punizione delle sue. In precedenza aveva preso le misure con questo tiro che, superata la barriera, ricade contro la traversa. Questo gol lo segna su rigore. Sei ancora un giocatore di calcio? Come? Sei ancora un giocatore di calcio? Sempre sono stato di 74 fino a qua. Senti una grande soddisfazione, siete uno squadrone. Chiaro. Una squadra di fuoriclasse. Fantastico, vittoria, fantastico pubblico, se tiver opportunità di vedere che è soccer, Zico, talento del futebol. Zico vem chegando. Per te probabilmente è anche una rivincita su quello che in Italia si è detto o si è scritto di te. No, io non penso in rivincita, non penso in niente in Italia. Penso solo nella gente che mi ama lì in Italia. Te è uno che io so, un verdadero amico, tanta gioia che ho lì, non solo nelle grandi città, ma anche nel Friuli. E penso che è stata per me la meglio cosa come un giocatore, tornare a giocare. E questa è stata la gran gioia per me. Anche qui hanno scritto che eri un ex giocatore. Questo è una cosa che io non rispondo con parola, sempre con il mio calcio. E ognuno pensa quello che vuole, parla quello che vuole, scrive quello che vuole, però devono agora scrivere anche. Non hanno coraggio di adesso parlare o scrivere qualcosa. Per noi la mia risposta è questa. Analizziamo adesso anche la partita tecnicamente. Giocavi un po' più dietro di come giochi solitamente. No, questa è una situazione di campo normale per me, principalmente nazionale, gli ultimi anni a Corinthians. E qua a Palermo também devo guardare sempre questo tipo di posizionamento. Più di difesa, più di contenimento? Sì, più di controllo del mezzo campo a livello di ritmo del gioco e anche per avere una visione molto più ampia della partita e di posizionamento dei compagni. Abbiamo visto infatti dirigere molto con le braccia i compagni, dare, indicare, chiamare, l'abbiamo fatto, ti abbiamo fotografato col teleobiettivo e si vedeva sempre che davi indicazioni ai compagni. E anche questo è il tuo ruolo? Io cerco sempre di mostrare ai miei compagni quali sono gli altri che sono in migliori condizioni, quelli che è migliore per la squadra in quel momento. Senti, hai nostalgia per il tuo di quando giocavi un po' più avanti, che potevi inventare e andare a fare gol? No, per me è sempre stato importante giocare per la squadra, non importa dove. Siamo sempre a Rio e Zico gioca sempre al calcio. Quando torna in famiglia, a casa, gioca con i figli. Ne ha tre, Bruno, Junior e Thiago, 8, 7 e 2 anni.
Zico, tu che uomo sei? Che tipo di uomo sei? È difficile per noi parlare di noi stessi. Credo che sono un uomo che gira intorno a delle cose giuste. Ce l'ho un carattere che io ho imparato da mio padre e credo che sono una persona troppo legata alla famiglia. E sono uno che mi piace molto di stare insieme, e sono uno che per la mia vita che faccio del calcio, tanto tempo fuori casa, tutto il tempo che io sono qui, voglio stare con la mia moglie, con i miei bambini. E penso che tutto il successo che io ho della mia vita è per questo, perché quando uno ha una famiglia giusta, nel suo lavoro sempre si fa bene. Ha mai detto ho imparato questo del carattere da mio padre? Chi era tuo padre? Che lavoro faceva? E come era? Come vi educava? Ah, mio padre è uno che è venuto da Portogallo, c'era 12 anni, 9, non so, era uno che ha lavorato tanto, tanto per dare educazione a noi, uno che ha fatto tutto il sacrificio nella vita per la sua famiglia, per la moglie, per i bambini. Quanti fratelli? Siamo 6, 5 maschi, una femmina. E era una vita difficile, era uno povero che ha fatto del suo lavoro a diventare una persona giusta, onesta, e per questo la felicità di lui oggi non è che suo figlio è un calciatore, sull'altro figlio è un allenatore di una nazionale. A tra dell'Iraq, tuo fratello, sì. Eh? È che tutti i fratelli siamo tutti diventati. Siamo andati alla scuola, hanno fatto tutti ognuno la sua professione. La felicità del padre è questa. Ora chiedo alla signora Sandra, questo Zico lei lo ha trovato con questo carattere o il matrimonio lo ha portato a essere così? Diciamo un uomo molto legato, molto chiuso dentro la famiglia. Cioè era diverso quando l'ha conosciuto? No. Era un po' diverso perché era più giovane, no? Ma dopo, e anche prima ho cominciato a giocare, a stare così famoso, tutta la gente sempre dietro. Così, no? Dietro. Ma dopo che si è sposato, veramente sempre a casa, sempre mi piace tanto dei bambini, voglio anche più bambini. Tu che dici? No, io no, basta così. Sandra e Zico sono sposati da 9 anni. Si sono conosciuti quando Sandra ne aveva 14 e lui 17. Lei è sorella della moglie di un fratello di Zico, Edu, che fino a qualche settimana fa è stato commissario tecnico della nazionale irachena. Visto che sei abbastanza severo con i tuoi bambini, che sei un padre attento e severo, perché? Non è tanto severo, la severità viene nel momento giusto, no? Il padre deve avere una sensibilità del momento giusto, dimostrare al suo figlio la strada giusta, no? E per questo sono più attento. Il problema è che io voglio molto bene a loro, voglio che loro possano seguire la strada giusta. Tu hai molte paure sulla vita di questo tempo, sulla società che viviamo, hai molta paura per i tuoi figli? Sì, un po' di paura. Io sono andato in una vita diversa quando ero giovane. E adesso non so, è cambiato tanto. Oggi non c'è più spazio per i bambini giocare, più tranquillità. Le strade per bambini, è un momento difficile del nostro paese, no? C'è tanta la paura di più, la droga,
questa cosa che ha cambiato tutto il mondo, no? Questa è la gran paura oggi di un'educazione giusta per il nostro figlio. L'uomo Zico risulta molto convenzionale. È uno di quelli, come si dice, tutto casa e famiglia, preoccupato per l'avvenire dei figli e per i pericoli che può proporre il mondo di oggi. Quando lui era ragazzo, i problemi erano altri. C'era soprattutto quello elementare della sopravvivenza. La sua famiglia era povera. Stavano a Quincino, un piccolo paese vicino a Rio. Quando a 13 anni si presentò ai tecnici del Flamengo per essere inquadrato nelle formazioni giovanili, Zico era alto 1,5 metri, pesava 37 kg. Non volevano farlo giocare, temevano che si rompesse. Ma era così bravo col pallone tra i piedi che decisero che valeva la pena tentare di costruirlo atleticamente. Zico lavorò duramente, tra campo e palestra. In 4 anni guadagnò 17 centimetri e 13 kg. Non era un colosso, non potrà mai esserlo, ma sembrava che il suo fisico ormai fosse sufficientemente attrezzato per consentirgli di esprimere le sue eccezionali capacità tecniche. Forse i costruttori dell'atleta Zico andarono però oltre i limiti ragionevoli. Certi guai fisici che affliggono a volte il giocatore fanno pensare proprio a questo. Si ha l'impressione che la sua fragilità derivi da un eccesso di potenziamento tutto artificiale, che potrebbe essersi tradotto in un precoce logoramento. Ma è anche vero che tutti fuori classe, non solo Zico, sono condannati a spendere più degli altri. Il giocatore qualunque, anche se bloccato da un piccolo infortunio, viene fatto riposare. Torna in campo solo se è in piena efficienza e intanto al suo posto gioca un altro. Il campione invece è insostituibile. Se appena riesce a stare in piedi lo rappezzano alla meglio, lo imbottiscono di iniezioni calmanti e lo buttano nella mischia. È stato così per Zico e anche per gli altri. Questo campo cosa rappresenta per te, Zico? Nel mondo del calcio tutto, perché qui sono nato. Con 13 anni sono arrivato e sono rimasto fino adesso con un po' di vacanza in Italia. Come sei arrivato qua? Io sono arrivato lì in Cina, no? C'era un amico che mi ha visto giocare, quel calcio piccolo che abbiamo giocato in Italia, ricordo. E lì lui era tifoso del Flamengo, mi ha portato football qui. Football di sala. Sì. Mi ha portato qui per fare allenamento e io sono rimasto. Qual è la dote tua più importante secondo te? Dove sei bravo in campo? Ah, penso di vedere l'azione prima della la palla arrivare. Già sono con quasi tutto in testa, quello che io vado a fare. E con questo penso che possa dare un po' di velocità all'azione. Ti piace molto dribblare? No, so vicino all'area, perché penso che lì è il pericolo, no? O dentro dell'area o vicino all'area, perché lì un difensore può fare un fallo. No, per me non serve niente fare un dribble in mezzo campo. L'allenamento per uno come Zico richiede un'applicazione continua di tipo differenziato, certosino. Non è solo questione di preparazione atletica o di assimilare gli schemi di gioco. Si tratta anche di sperimentare, rifinire, rinnovare tutta una serie di interventi tecnici particolari che solo lui, Zico, può permettersi di provare e realizzare. Andiamo Gianni, pedala. Tu arrivi in Italia così. Arrivo qui in Italia, faccio il continente. Senti, questo è un esercizio che voi fate soltanto quando siete infortunati o anche prima di ogni allenamento? No, prima di un allenamento, principalmente prima di quando tu vai a fare potenziamento, no? Per evitare di fare un salto in campo e fare un giro, tu vieni qui, fa 15 minuti, 10, si scalda bene per dopo fare tutto questo apparecchio. Senti un po'. Ma tu l'hai fatto molto per rieducare il ginocchio infortunato. Com'è stato questo incidente? Com'è avvenuto? È avvenuto la seconda partita del campionato di Rio contro Bambu. Io ho preso una palla nel mezzo campo, ho affrontato due difensori e uno ha tentato di fare un fallo con la mano. Non mi ha preso, però la palla ha avanzato un pochettino. Io ho messo la gamba. È venuto il terzino destro e ha fatto un salto, sembrava che lui stava facendo una lotta di karate e mi ha preso le due gambe, con le due gambe di lui.
e io da lì nella destra, guardate, la destra ha preso tutto qui la sua scarpa, e se la destra intera era rotta, sicuro. E la tua gamba destra era tesa? No, però la sinistra, che era tesa, ha preso il colpo più forte, e lì è un dolore incredibile, ha avuto una torsione, e da lì fino a ottobre, fino all'operazione, io non sono riuscito a giocare. Una carriera con qualche grave incidente, ma anche con tanti trionfi. Per tre volte, nel 1977, nell'81 e nell'82, Zico è giudicato miglior calciatore latinoamericano. Ripetutamente vincitore della Scarpa d'Oro come primo goleador del continente, ha segnato finora oltre 700 gol. Ha vinto 12 scudetti con il Flamengo. E sempre con il Flamengo, squadra che a Rio è un sentimento particolare, tre Coppe Libertadores, la Coppa Sudamericana dei Campioni, è una Coppa Intercontinentale nel 1981 a Tokyo, quando la sua squadra batté il Liverpool per 3-0 con due gol del torinese Junior, l'amico più caro di Zico. Manda, papà. Bicicletta. Vai in alto il bicicletta. Dico, la società dove vivi, dove viviamo, ci fa un po' paura. Un giocatore di calcio solitamente non si occupa di politica, non si sa perché, ma non si occupa di politica. Tu ora che atteggiamento hai di fronte al tuo paese? Voi venite da un periodo difficile, da una dittatura, adesso il paese è un po' cambiato. Cosa pensi debba essere la tua parte di uomo famoso? Hai nostra parte è grande, perché la gente ha molta fiducia in noi. Bisogna stare attento con le parole, con le atti che tu fai. Giorno per giorno bisogna stare attento, troppo. È un momento difficile, perché la politica brasiliana non è che va tanto bene. Ha una inflazione grossissima, e questo fa diventare un po' di difficoltà per la gente. E tu, che hai successo nella sua attività, è una persona che è un po' guardata di un modo diverso. Sì, come la gente a favore e la gente contro. Che tu, la cosa che viene sempre a mente della gente è il soldi, che tu hai tanti soldi, che fai questi paragoni. Ma la gente anche dimentica che il soldi non è venuto così facile. Dimentico che tu hai cominciato a lavorare con sacrificio, e il soldo è arrivato alla fine della tua carriera. Quando tu sei andato in Italia, e sei andato in Italia con un contratto miliardario, qual è stata la reazione, perlomeno dell'opinione pubblica del tuo paese? La opinione pubblica non è che ha parlato in quel momento dei soldi, ha parlato che io lasciavo il Brasile, lasciavo il Flamengo, perché in quel momento lì il Flamengo vinceva per la terza volta il campionato brasiliano. Ma io ho fatto vedere la gente che era una cosa difficile di rimanere in Brasile, perché aveva dato tanto al Flamengo, e penso che in quel momento era un'esperienza diversa. Non è che io sono andato in Italia solo per soldi. Il soldo per uscire dal Brasile, il soldo io avevo. Tutta quella vita che io ho avuto in Italia, io avevo qui in Brasile. Il soldo per tu cambiare tante cose, penso che hai un prezzo. Io ho fatto il mio prezzo giusto. La gente non deve vedere che io sono andato in Italia solo per il soldo. Penso che tanta gente ha preso i soldi nella spalla di Zico. Non Zico ha preso tanto soldi. Tanta gente mangia sui calciatori famosi. È giusto. E anche sul calcio. Sì, era giusto che io mangiassi anche. No? (Ride)
Zico arriva a Udine il 15 giugno 1983, accolto come un trionfatore. Ma la Federcalcio respinge la richiesta del suo tesseramento. Il Friuli insorge, dovunque manifestazioni con cartelli che chiedono l'annessione all'Austria se Zico non sarà tesserato. Un capo tifoso dice senza ironia, è un altro terremoto. Lo scrittore Carlos Gorlon dichiara alla Gazzetta dello Sport: quello che sta succedendo per Zico, in definitiva, è anche un fatto di cultura. È una forma di ribellione nei confronti di un'Italia matrigna. Ministri, sottosegretari, parlamentari discutono il caso Zico Friuli. Il presidente della Repubblica Pertini incontra Carraro, presidente del CONI, e si dichiara favorevole alla permanenza di Zico in Italia. La giunta del CONI, investita del caso, si affida al giudizio di tre giuristi di fama, i quali il 22 luglio si pronunciano per il tesseramento di Zico. E l'Udinese finalmente può ufficializzare il suo acquisto. Nella seconda stagione i guai muscolari sempre più seri, provocati dalla disabitudine al clima freddo del nord, lo tengono lontano dai campi di calcio per mesi. Gioca una quindicina di partite. Poi arrivano anche i guai fiscali. Zico se ne torna in Brasile quando il campionato 1984-85 non è ancora finito. A Udine lo rimpiango. Senza di lui la squadra ha subito rischiato di retrocedere in Serie B. Tu hai avvertito subito di essere lo strumento di una lotta di potere fra la presidenza della Federazione Calcio Italiana, che non voleva gli stranieri, non voleva Zico così pagato, e Mazza, e hai capito subito di essere in mezzo a una macchina. Sì, non poteva fare niente perché era solo lì in Italia, e per questo io sapevo già come doveva finire. E sempre ha detto, ha allertato l'Udinese, la gente che volevano Udinese in B, e nel secondo anno mio per poco non ci riescono. È normale che in un calcio ricco come quello italiano ci siano poi queste esagerazioni e queste guerre? Sempre dove hai soldi ha questa guerra. Questo è il problema del mondo, non è solo del calcio. La guerra, io è stato in Iraq, adesso io ho visto che la guerra che oggi si vede di Iraq con Iran è solo per i soldi. Cioè per vendere armi? Per vendere armi e basta, e si facciano il sacrificio della gente, che possono tranquillamente finire con tutto. Manifestazione macroscopica, sempre esaltata dalla televisione, che spesso è stata letta dagli europei come un'enorme mistificazione per illudere il popolo, un poderoso strumento per controllarne le inquietudini, un po' come il calcio. È la sfilata del carnevale. Un brasiliano come Zico, che potrebbe essere definito un brasiliano di buoni sentimenti, non condivide però questa lettura negativa del carnevale e non ha nemmeno preconcetti moralistici, tipicamente europei, davanti alle scelte provocatorie che le scuole di samba in questo primo anno di ritorno alla democrazia hanno voluto proporre. Strepitosa per noi brasiliani, e sinceramente penso che tutti piacciono di stare presenti in questa festa. Senti, si dice sempre che il Brasile siete voi, cioè i grandi calciatori, e il carnevale è un po' riduttivo, giusto? Sì, il carnevale è la gioia più grande del più Brasile. Grande di voi? Sì, più grande, perché ha una partecipazione di tutti, no? Tutto il popolo, no?
al nostro popolo è eccezionale in questo senso. Senti, è giusto dire che il guarda. Gira da cadere. Senti, ti mancava tutto questo quando eri in Italia? Sì, mancava, ma però quando io sono andato sapevo di tutto questo. Ho avuto l'opportunità di due volte venire al Brasile per vedere il carnevale. Tu sei un buon ballerino? Di carnevale sì. Solo a carnevale? Solo a carnevale. Tua moglie pure è una buona ballerina. Quando era in Italia le mancava il carnevale? Sì, mancava. Per me non avevo problema, perché io sempre venivo per il carnevale, né? Ma lui il discorso era stato Italia, io no, io ero qui. Cosa è per voi, per una donna brasiliana, il carnevale? È la festa più bella, perché in Brasile, in speciale in Rio, è sempre così, no? Sempre carnevale, sempre festa. Però questa epoca dell'anno è bellissima, perché la festa, non lo so, è difficile. Senti, qua è l'esplosione delle ragazze, mostrano tutto, è un'esplosione di sesso. Come lo vivi tu questo? Bisogna tenere così, è perché è difficile, perché quando è un'occasione così è bello di vedere, no? Tu lo faresti? No, io no, mai. Ma quando è una mulher bella, no? Che c'è un corpo bello, no, mi piace di vedere, no? Non è una cosa brutta. È brutta quando non è una donna bella, ma quando è bello da vedere. Viaggio nella vita di un grande calciatore come Zico nell'epoca del carnevale brasiliano può essere l'occasione per una lettura di un popolo, questa lo è stata. Ma perché c'è il rapporto di un personaggio anche famoso con il suo popolo, con la cultura, con i costumi, con le abitudini. Il Brasile sente molto questo rapporto che ha con le sue radici. E il popolo brasiliano sente molto il carnevale non soltanto come una festa, perché c'è anche una malinconia del carnevale. È uno dei più bei film brasiliani, è Orfeo Negro. Con Vinicius de Moraes, la musica di Luis Bonfà e Jobim, certo, che hanno scritto la musica. In Italia però non hanno mai capito questo desiderio, questa frenesia dei calciatori di tornare a casa a febbraio quando c'è il carnevale. Lo considerano scelte di non professionisti. Ma perché bisognerebbe forse capire quando arrivano gli stranieri quali sono appunto le loro abitudini? Noi tante volte pensiamo soltanto al giocatore, che deve fare i gol, che deve servire la squadra, ambientarsi subito, parlare la nostra lingua, cosa che invece quando tanti dei nostri vanno non imparano la lingua. Dopo 20 anni ancora non parlano. E questo è un problema, noi dobbiamo avere molto più rispetto delle persone che vengono, che portano un entusiasmo, un vento nuovo che si chiama una cultura diversa dalla nostra. Dobbiamo confrontarci, imparare a confrontarci anche nel calcio con questa cultura. Tu mi raccontavi della sorpresa, dello sbalordimento di Zico nell'inverno friulano. Uno che sta a Rio e arriva a Udine e prende una gelo, una nevicata, che anche per Udine erano 40 anni che non accadevano cose del genere. E ricordo che lui, questo me l'ha raccontato Edinho, chiamò subito appunto Edinho era il libero dell'Udinese, certo, anche lui brasiliano, dice vienimi a prendere, c'è questa cosa bianca qui, non riesco ad andare al campo d'allenamento. Bisogna dire che Zico è stato l'antefatto di quello che poi sta succedendo adesso all'Udinese. In quell'epoca la squadra friulana sfiorò veramente per un anno la grande affermazione, un giocatore aveva letteralmente cambiato il suo valore. Sì, ma era una squadra sorprendente, entusiasmante. Ricordiamo che c'erano Virdis, Mauro, Miano, Gerolin, Edinho, tutti i giocatori di un certo spessore. E di quell'epoca io ricordo una cosa molto bella che facevano Zico e Edinho insieme. Finito l'allenamento, loro restavano sul campo, prendevano il terzo portiere, la sagoma, e per ore e ore battevano le punizioni. A tal punto che il portiere, il guardiano del campo, dicevi non ne posso più di questi due perché mi fanno fare sempre tardi per andare a pranzo. Però c'era una serietà, una voglia di, diciamo che è stata l'epifania, quell'Udinese di questa Udinese. Il potere del calcio tentò subito allora di azzerare questa
questo tentativo dell'Udinese, bisogna dirlo, l'anno dopo l'Udinese sfiorò addirittura, quando si infortunò Zico e non giocò più, sfiorò la retrocessione. Ma quella generazione, tu l'hai accennato prima, fu anche sfortunata nei mondiali. Questa trasmissione è alla vigilia dell'86. Nell'86 il Brasile fu eliminato ai calci di rigore. Sì, e dalla Francia di Platini, che aveva eliminato nel turno prima l'Italia di Enzo Berzotto. Beh, accade un episodio che vede insieme... Poi arrivò terza la Francia. Arrivò terza, che vede insieme Zico e Socrates. Zico è, in quel momento è in riserva. Brasile e Francia sono sull'1-1, c'è il gol di Careca e il pareggio di Platini. Entra Branco, che poi avrebbe giocato nel Brescia. In Genova. Fallo di rigore su Branco e Zico era appena entrato. No, Branco non stava giocando la partita. E tocca a Socrates battere il rigore. Ma Socrates dice a Zico, pensaci tu. Zico ancora i muscoli freddi, però si rende conto di essere... L'intellettuale arrivato... si scarica della responsabilità. L'intellettuale che aveva giocato nella Fiorentina. Nella Fiorentina. E in quel momento Zico sente addosso una responsabilità grandissima. Lui potrebbe benissimo dire no, io sono appena entrato. No, dice no, comunque batto questo rigore. Cosa succede? Che Platini, alle spalle di Zico che sta prendendo la rincorsa, dice al portiere Bazz dove deve buttarsi. E Digno si accorge di questo fatto e vuole avvertire Zico, ma non ce la fa. E Bazz si butta e para il rigore di Zico. Parliamo ora invece di Socrates, che è la seconda parte di questo programma Una vita da gol del 1986. Socrates arriva tardi al calcio, perché era studente in medicina e reputava questo un divertimento, il calcio, non un futuro per lui. Poi invece giocando viene scoperto e mi pare a 18-20 anni incomincia a essere un giocatore conosciuto. Sì, lui nasce calcisticamente nel Botafogo di Ribeirão Preto e conosce il successo nel Corinthians, ma si vede subito che siamo di fronte a un giocatore diverso dagli altri. Abbiamo detto all'inizio, lui è un intellettuale che gioca al calcio, uno che cerca di sdrammatizzare in ogni momento l'evento partita, perché altre sono i drammi della vita, non può essere una sconfitta del calcio un dramma. Invece oggi questa cultura non esiste, molti allenatori hanno cercato di portare avanti questa filosofia della cultura della sconfitta, ma in realtà è anche una menzogna, perché tutti poi vogliono vincere. Socrates non era così e il suo linguaggio non è capito. Socrates dura poco perché dà fastidio, l'abbiamo detto, la rivoluzione della democrazia corintiana. Quando arriva alla Fiorentina nell'84-85, in quella stagione lui subito si mette contro il Pontello, che è considerato un capitalista, anche se gli dà un ingaggio insomma discreto. Lui frequenta i circoli operai, parla di Marx, parla di Nietzsche, delle lotte operaie, dei semterra brasiliani, ed è un giocatore che sicuramente già allora sì, semterra brasiliani, certo, parla di un dramma che è un dramma importante, che è un olocausto che tutti i giorni ancora oggi c'è in Brasile e che molti non se ne occupa, è quello dei meninos da rua, dei ragazzi di strada, bambine e bambine che vengono tutti i giorni violentati, assassinati, venduti. E al questo, tifoso cioè, questo non interessa. Invece deve cominciare a interessare, perché il calcio, se è davvero una metafora della vita, come viene detto spesso, a volte in modo improprio, deve comunque guardarsi intorno e capire che ci sono drammi che il calcio può cercare anche nel suo piccolo di risolvere. Mi pare che successe anche un qui pro quo. Socrates era sempre allenato pochino, invece fu messo in mano ad un preparatore atletico, non mi ricordo il nome. Sì, ma è vero questo che dice Gianni. Che infatti, lo sventrò praticamente. Lui era sempre a letto. A letto perché non riusciva a riprendersi, anche perché certi giocatori... Eppure 25 partite e 6 gol in quel campionato. Non bisogna allenarli certi giocatori, perché loro hanno il sangue come istinto, il calcio come istinto. E quindi non puoi cercare di farli diventare quello che non sono. L'errore che viene fatto nel calcio d'oggi, quando la zona... gli schemi, il laboratorio vogliono essere superiori all'uomo. Alla fine comunque sempre l'uomo con la sua fantasia vincerà nel calcio. Maradona, con poco allenamento iniettato dal professor Oliva per i suoi dolori di schiena dovuti alla posizione di corsa dopo che aveva avuto l'incidente alla caviglia in Spagna, giocava in campo meglio di chiunque, si era allenato 3 volte più di lui, resisteva tutti i 90 minuti e anche più, giocava 60 partite l'anno e quindi... Tutto è vero e tutto è falso. Omar Sivori non era sicuramente un esempio d'atleta
greco, no? Scolpito, non aveva niente di dionisiaco, però era un giocatore splendido per il calcio.